ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete detto dal titolo, andremo a giocare con un cecchino. Finalmente, dopo un sacco di tempo, facciamo un bel video su un cecchino. E oggi andremo a giocare in particolare con l'Icaros SR, ovvero il cecchino di Rasputin, che una volta si otteneva dal protocollo, ma che adesso è stato reinserito con gli engrammi, mi pare si chiamino, perfezionati. E quindi possiamo cercare di rollarlo leggermente meglio. Io, a parte per canne e caricatori, l'ho droppato God Roll, ovvero con i migliori roll che si possano trovare, che sono nessuna distrazione e estrazione celere, perché questo cecchino purtroppo non può avere 1000 istantanee, che sarebbe molto molto comoda, ma non si può avere, quindi ce la facciamo andare bene così. Questi due sono i perk migliori che si possono trovare, perché altrimenti, se non sbaglio, si può trovare con bersaglio mobile, caricatore multi uccisione, insomma. Tra i due, questi qua sono i migliori. Respiro nessuna distrazione, per chi non lo sapesse, mirare con quest'arma e la luce sussulto per un breve lasso di tempo. E estrazione celere, quest'arma può essere estratta con una velocità notevole e quindi ci dà anche un bonus di maneggevolezza che va un po' a compensare il fatto che non ci sia mira istantanea. Per quanto riguarda canne e caricatori, le ho droppate non particolarmente interessanti. Abbiamo una rigatura spirale, una canna bilanciata, che preferisco rispetto a rigatura poligonale, perché mi aumenta leggermente la maneggevolezza. E proiettili serafici, che sono proiettili che rimbalzano sulle superfici, che penetrano in profondità, che sono praticamente inutili, perché non penso che riuscirò mai a fare una kill rimbalzando su un muro. Però rispetto a caricatore esteso, che sì, mi dà più colpi, però diminuisce veramente di parecchio la velocità di ricarica, non mi conviene. Anche perché questo cecchino ha già un caricatore di 6 colpi, che comunque è veramente molto grande. Che cavolo c'ho qua in testa? Dopodiché abbiamo un prodigio sulla gittata, niente di speciale, ovviamente sarebbe meglio un prodigio sulla maneggevolezza, ma ce lo facciamo andare bene. E un'impugnatura di Icaro, che io metto sempre sui cecchini, perché tra tutto è quello che mi aiuta leggermente di più. Quindi, detto questo, direi di andare subito a vedere come si comporta l'arma in partita. Ok, rappresaglia, mappa ottima per i cecchini. Ora che l'ho detto, farò forse 2 kill in tutta la partita. E iniziamo subito con il dire che quest'arma, questo cecchino, è un cecchino ad alta cadenza. Infatti ha un 140 proiettili al minuto. Ecco appunto, no? Due colpi sparati, due body. È un 140 proiettili al minuto, che se non sbaglio dovrebbe essere la cadenza più alta per un cecchino. Ok, ho fatto il panico con la culo. Tutto ciò. Dicevo, dovrebbe essere, se non sbaglio, la cadenza più alta che si può trovare su un cecchino, e che di conseguenza ne diminuisce parecchio il danno. Infatti, come avete visto, al body fa 91 e in testa fa molto poco, non mi ricordo quanto di preciso, ma poi lo vediamo se riesco a trovare delle speciali. Nice. Ok, in testa fa 293, come avete visto. E devo dire che non mi fa proprio schifo. Generalmente io non mi piacciono molto questi cecchini che hanno così tanta cadenza, che hanno una cadenza così alta. Preferisco giocare con roba come l'amato, il revocatore, che già comunque ha una cadenza abbastanza bassa per i miei standard. Però diciamo che il 90 proiettili al minuto dell'amato per me è il meglio, ecco. Per il semplice fatto che intanto ha un buon compromesso per quanto riguarda il rapporto cadenza-danno, perché diciamo che un'arma come l'amato fa abbastanza danno, perché non fa pochissimo danno, se non sbaglio il corpo fa 101, quindi decisamente meglio rispetto a questi 91. Però allo stesso tempo comunque ha una cadenza non troppo bassa, perché comunque 90 proiettili al minuto riusciamo a fare eventualmente un doppio body abbastanza tranquillamente. Porca miseria. Dove è andato? No, non fare la pozza, che culo. Una mia paura riguardo il basso danno poteva essere che non riuscissi a fare uno scope corpo a corpo. Ovvero il fatto che magari quando siamo distanze... Vediamo se riesco a farlo. Ok, no, non ci sono riuscito. Diciamo, se siamo a distanze molto vicine,
ci troviamo alle strette, tentiamo il no-scope che solitamente in body entra abbastanza facilmente e poi andiamo di corpo a corpo per finire la kill. Con 91 comunque si riesce a fare. L'unica cosa è che ovviamente contro le super ci troviamo in difficoltà, perché anche se prendiamo in testa una super, dicevo, gli rimane comunque mezza vita una super, che è veramente molto scomodo, mannaggia il flinch. Parlando invece dei perk, io devo ammettere che non ho mai amato particolarmente nessuna distrazione, perché essenzialmente io non riesco a contrastare il flinch nei cecchini. Questo è assolutamente un mio punto debole che devo cercare di risolvere, ma non so minimamente come potrei fare. Ovvero il fatto che io con il flinch proprio non riesco a... Capisco dove sono le persone, aiuto. Il flinch proprio non riesco a contrastarlo. Esci. Quindi anche magari avendo nessuna distrazione, che comunque il flinch lo diminuisce di parecchio. Hanno fatto diverse prove e il flinch lo diminuisce. Quindi anche con nessuna distrazione il flinch non riesco a contrastarlo. Vedete, l'ho preso in testa, tanto io ho fatto 94, che è un nulla, considerando anche che ha una super attiva. C'è anche da dire che con questa cadenza molto bassa mi entrano molti meno colpi difficili, tra virgolette. Quindi diciamo quei colpi che non sono proprio affidabili, ma che uno va un attimo a tentativi e ogni tanto ti entrano. Che generalmente con l'amato, con cecchini che uso di solito, mi entrano. Però con questo proprio non... Forse è un discorso di aim assist, non vi saprei dire con certezza, però... Spesso molti flick, oppure non so, sono alle strette, tento un quick, qualcosa del genere, difficilmente mi entra con questo cecchino. Mentre con altri sono molto più abituato, con l'automatico faccio quasi tutti i flick. Ovviamente c'è sempre quelle 2-3 kill a partita in cui stai lì fermo dietro l'angolino, però. Ok, nel frattempo sono anche andato a controllare e a quanto pare non è nemmeno un discorso di statistiche, di aim assist, di maneggevolezza, perché effettivamente questo cecchino ha le statistiche decisamente migliori della... cioè decisamente, leggermente migliori della Culeo. Quindi non saprei nemmeno per quale motivo con la Culeo riesco a fare cose... con la Culeo, con l'amato riesco a fare cose che magari con questo non mi vengono. Probabilmente è l'abitudine, perché comunque questo l'ho iniziato a usare poco tempo fa. Su questo ho, se non sbaglio, una settantina di kill, sull'amato ne ho quasi 3000, quindi ci sta che magari ho sviluppato un attimino più di abitudine e di abilità con l'amato. Probabilmente potrebbe anche essere che proprio non sono abituato ad avere così tanta maneggevolezza e quindi mi ci trovo leggermente peggio. Però sicuramente è una cosa che con l'abitudine va a migliorarsi, va a sistemarsi. Conosco comunque tanta gente che preferisce questo tipo di cecchino, quindi con una cadenza parecchio alta rispetto all'archetipo dell'amato, all'archetipo del revocatore, o comunque anche addirittura a cadenze più basse. Però sicuramente devo ammettere che un difetto che proprio non mi piace di questo cecchino, un aspetto che non apprezzo decisamente, è il mirino, che zooma veramente parecchio rispetto ai cecchini che utilizzo di solito. No, però sti colpi non li posso fare là, mamma mia. Vabbè, raga, sono diventato una pippa. Guarda, non riesco a fare sti colpi, ma che vuol dire? Oh, mamma mia. Ho fatto più colpi questa partita che non lo so. Magari fatemi sapere nei commenti se voi preferite questo tipo di cecchini, oppure cecchini che hanno una bassa cadenza, magari come il lungo addio, oppure addirittura come l'amato, come tutti preferiscono. Penso che sia il cecchino più utilizzato, forse dopo il revocatore, ma come archetipo. Come faccio a filare questi colpi? Mamma mia, raga, la scarsità è immensa. Non lo toccherò mai più questo cecchino. Magari per farvi capire cosa intendo con l'amato mi entrano cose migliori, se riesco a ritrovarle vi metto qualche clip che ho fatto con l'amato, così capite direttamente cosa significa quello che vi sto dicendo.
Ok ragazzi, quindi questo era il cecchino. Devo dire, non tra i miei archetipi preferiti. Posso capire che però qualcuno preferisca questo magari a, come ho già detto, un cecchino con una cadenza più bassa. Io personalmente non mi ci trovo benissimo, decisamente mi ci trovo meglio con l'amato. Non so se sia un discorso probabilmente di abitudine, perché come abbiamo visto le statistiche sono addirittura migliori in questo cecchino. Forse è il mirino che zoom un pochino troppo per i miei gusti, ma non so. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se avete provato sia l'amato che questo, se preferite questo, se addirittura utilizzate solamente questo. Io comunque spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate like, commentate, condividetelo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua...